Il mondo delle microimprese. Ta-da! Grazie Carlotta. Torniamo alle microimprese e torniamo alle domande che ci sono state fatte questa settimana. Abbiamo scelte un paio. La domanda che ci è stata fatta da Roberto, che è un imprenditore tra l'altro di Firenze, è una domanda un pochino insidiosa, però alla quale rispondiamo volentieri perché è una domanda interessantissima. È una domanda che ci siamo fatti anche noi all'inizio, quando abbiamo creato il progetto di formazione per le microimprese, e è la seguente: siccome nel mercato oggi si trovano veramente tantissime offerte di formazione, scuole di formazione, corsi, videocorsi, coach, c'è un po' di tutto, si parte dall'online fino al fisico e si passa dal coaching one to one fino alle aule di grandi scuole anche molto conosciute, sempre per gli imprenditori ovviamente. E quindi la domanda è: in che cosa siete diversi? Quindi ci hanno chiesto in che cosa siamo diversi e perché dovrebbero scegliere noi. Questa è un po' una cosa importante per far capire a chi ci rivolgiamo e come siamo voluti arrivare a questo progetto. Annalisa, rispondi te, perché sei più brava. Sì, rispondiamo a Roberto, una domanda eccellente, importantissima, sulla quale noi appunto ci siamo anche soffermati abbastanza per capire in che modo ci differenziamo. Molto semplicemente colleghiamo la formazione a dei risultati che sono pertinenti al tuo progetto, quindi non è formazione a sé. Cosa vuol dire più precisamente? Che se tu vai online e clicchi formazione per impresa, microimpresa, per professionisti, trovi veramente di tutto. Cose anche molto di alto valore, di alto costo, di alto valore, da professionisti o da brand riconosciuti, ok? Quindi c'è veramente una scelta variegata. Il problema qual è? Che con l'iperdigitalizzazione della formazione, molto spesso la formazione, fai un corso sulla gestione del tempo, per esempio, che è uno dei temi sui quali molti dei nostri clienti hanno problemi, quindi uno fa un corso, acquista un corso sulla gestione del tempo di 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore, se lo fa, se lo segue, e poi però è abbandonato a se stesso. Quindi la vita, la gestione del tempo di questa persona nella realtà non cambia molto, rimane esattamente come era prima, oppure cambia per 5 giorni, 6 giorni e poi ritorna com'era. Perché? Perché l'X factor, l'ingrediente magico che poi noi abbiamo inserito nella scuola è proprio l'accompagnamento personale, l'accompagnamento passo dopo passo nel misurare, nel fare e nel misurare questo fare rispetto ovviamente al progetto del cliente. Quindi c'è sicuramente, questo è l'elemento più differenziante secondo me dalla tanta formazione che c'è in giro, la capacità di prendere dei contenuti, di metterli in pratica e con queste cose scolpire la tua realtà in maniera diversa. E questo secondo me è sicuramente il primo elemento. Ecco, fra l'altro in ambito di personalizzazione, siccome noi per primi siamo quelli che siamo andati a fare corsi, andiamo tuttora a studiare perché non si smette mai di imparare, l'analisi preliminare del progetto o della situazione in cui ti trovi, che è importante per capire cosa ti serve, altrimenti io compro un corso, come mi è successo, ho fatto dei percorsi che non erano quelli che servivano a me in quel momento, io pensavo che fosse quello e invece non è quello. Quindi anche questo, vestire su misura per la persona quello che gli serve, è importante attraverso dei test che facciamo all'inizio. Infatti, questa è una cosa molto importante, la risottolineo. Quando, siccome siamo tutti sempre online a scorrere, a guardare le pubblicità, quelle più belle, quelle fatte magari anche meglio, più colorate, più animate, più interattive, ti possono attrarre verso un corso che non è adatto a te e non è adatto o non è utile a quello che vuoi raggiungere. Di conseguenza siamo dispersi in questo mondo della formazione, che però è poi per gli amanti dello studio e di queste cose, più ne ha più ne metta. Quello che noi offriamo è proprio un cucire su di te un progetto formativo su 10 mesi che ti porta a realizzare il tuo progetto.